perché ora gli atti di omicidio non li fanno più, le intimidazioni poche, poche. E che cosa fanno? Si sono convertiti? Hanno cambiato? Hanno capito di aver sbagliato? Fanno gli imprenditori. I mafiosi al nord ormai fanno gli imprenditori. Non usa giri di parole Alessandra Dolci, la coordinatrice della direzione distrettuale antimafia di Milano, nell'incontro con gli studenti pavesi al liceo Copernico, una lezione particolare inserita nell'ambito degli incontri copernicani, per raccontare ai ragazzi come opera oggi la criminalità organizzata. Le mafie usano meno la forza e si occupano più di riciclare il denaro che arriva dal traffico di droga. L'obiettivo ormai è quello di fare affari. Fanno gli imprenditori, quindi li troviamo a gestire cooperative, piccole società che si occupano non di grandi commesse, ma di una miriade di subappalti in tantissimi settori, il trasporto conto terzi, la logistica, i rifiuti, pensate, la gestione dei rifiuti, l'edilizia, soprattutto il movimento termico, i bar, i ristoranti, le sale gioco, persino le attività sportive, persino i centri sportivi del comune di Milano. Un cambiamento, quello nelle modalità in cui operano le mafie, che rende più complicato comprendere il fenomeno anche da parte della società civile. Ma l'idea che esista una mafia buona, spiega Dolci, in realtà è profondamente sbagliata. E quindi, sapete, finché sparavano, sequestravano le persone, intimidivano, facevano paura, ma erano visti come persone da cui prendere distanze. Ora che fanno affari? Fanno una serie di servizi, di lavori, gestiscono manodopera. E perché dobbiamo considerarli pericolosi? Fanno quello che fanno molti imprenditori.